Salve a tutti amici e ben trovati. Io sono Smith Terry ed eccoci qui per un episodio di Assassin's Creed Valhalla. Nello scorso episodio abbiamo concluso la saga di Villandia, che ci portava alla caccia di Gorm, figlio di Kjopt, e abbiamo fatto il rapporto. Un bel personaggio di storia che ci ha Dovrei dato dei bei vedere spunti, Hidam. che sono una storia bella, che siamo in America, conosciamo indiani, se lo vediamo anche i tre, che abbiamo 5 raioni, ma in più abbiamo anche forse trovato un collegamento fra Sarah Bassim. Mi sento ovunque. Non so, un collegamento fra Assassin's Creed 3 e questo Assassin's Creed, in quanto ho trovato un cristallo che con una voce di Giunone è sembrato stesso cristallo che poi si fu dato dalla faggenza indiana a Urubaro, che Ragedon, piacere che lo vederti. porterà poi a trovare gli assassini. Ciao, bel cagnolino. Quindi può essere, non lo so, un possibile collegamento. Comunque andiamo a fare come ci corrarvi, non ho fatto vedere che avevo paura che potesse partire qualche altra missione a casa di Sigurd, ma ragazzi, andiamo avanti, quindi bando alle ciance e che viaggio inizio. Let's go! Salve! Sei stato via così tanto. Eri preoccupata? Certo che lo ero. Un viaggio tanto lungo. Hai fatto tutto ciò che dovevi? Sì. Ora voglio concentrarmi su problemi più vicini a casa. Bene. È finita. Gorm è morto. Il clan Kjotvesson è stato cancellato per sempre. Bene, vorrei sapere ogni cosa sul tuo viaggio in Villandia, quando avrai tempo. Un giorno. Ok, non batto la missione, io queste cose andrei a parlare con Hayden, perché nel senso è qui che ci rimango, queste tre Northumbria e altre regioni qui, sono un po' di cicche, cioè 190 che possiamo fare, così come Jorvik. Poi c'è lo Snobbish 50 e questi qua che 220 mi sembra, nel Gromtreshire, quindi sono un po' difficili. Andrei a parlare con Hayden perché... Quanto talento ho? 157, magari avrei un po' di talento, arrivare a 190 e poi pensare magari a Jorvik, che abbia stesso queste difficoltà. 190 infatti. E anche non tutta. Quindi ragazzi, noi ci vediamo dopo. Quando avrò raggiunto Itam. Neanche se c'è Sigurd qui, sei ancora pazzo. Sigurd è lì, mamma mia. Mi rotto male, sembra se fare niente. Salve Sigurd, sei bello. Non c'è niente, sono manco da mesi. Bah, che fratelli ingrato che c'ho, veramente. Comunque sono ancora davvero sui giri per la Villandia. Sì, è solo una piccola essa, una piccola cosa, ma questo collegamento. Ciao, ciao. Cioè, vedete, non me l'aspettavo, no? Anche, ripeto, anche gli stessi indiani, è stata una cosa inaspettata. Ora parlo con Eita, vediamo un po' cosa ci dirà il giovane assassino, anche se facilmente Gorm è non lo so. morto, Non solo c'è e mai con lui. dimenticato al di là del mare. Un maestro dell'ordine reciso dal tronco del loro albero morente. Ti stai avvicinando alle radici. Tieni. Servirà meglio la tua causa se è in tuo possesso. Un altro? Sei veramente molto efficiente. Ti prego di accettare un segno della mia gratitudine. Ecco, ci sono altri medaglioni da raccogliere. Devo andare. Allora vai in pace. Alla fine con Item si diamo tutto e poi ci dà solo dell'abilità. Niente più, niente di meno. Che siano buoni, migliorano il colpo incendiale. Che sia qui che qui. Non so, magari il colpo avvelena, perché non c'è tanto importante. Abbiamo già uno nelle frecce. Cioè nel corpo a corpo siamo quello infuocato. Vediamo un po' il nostro inventario che c'è di nuovo. Ok, già questa luce posso liberare lasso. Io quasi cosa andrei a fare, forse pure anche la missione con Valka, non lo so. Sì, andiamo a fare con Valka, che si trova qui da questa parte. E poi vediamo di fare il resto delle storie. Allora, vediamo un po' missioni. Ravenstorp. Sempre più a fondo, sì. Dove ci porta questa volta? Non ho sbagliato, yeah! Ci porta qui, da queste parti. E anche se considero questo punto che è l'unico non sincronizzato, vorremmo anche razziare qui il monastero, che si due monasteri addirittura, e anzi noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, tutto ciò che mi serve è questa parte davvero segreta della mappa, non tanto facile da raggiungere.
anche lui per prendere le chiavi. Un po' ci vuole che c'è lì. Ok, abbiamo questa chiave. Non so se posso fare già da qui il... Non so se posso fare già da qui il trasporto. Anche qui, dai. Sì, potremmo fare, però... Se scambiamo solo l'incontro che sta qua. E poi in caso c'è un bel viaggio rapido, riusciamo da qui. Ci sta il lingotto. Pigliamolo, raga. Anche siamo qui in zona, vicini. Che non scende molto in basso. E ora se qui c'è anche un'uscita, forse. Vai. E ora posso prendere l'epoca per doppio di peso, cioè... Portasse la casa, non lo so. Però che la porta d'equilibrio. Abbiamo due chiavi a mano preso ed ecco lì il nostro tesoro. Il conto di Nika, cosa si può aprire? No vabbè, porta chiusa. Meno che c'è il viaggio da preso, sono rimasti lì finché non trovo un'altra chiave. Potrei fare altri razzi, ma non mi va, no, non mi troviamo a casa, va. Faccio un bel viaggio rapido, tac. E no, prendeci la nostra strada. Leggenda. Oh, la pianta che mi avevi chiesto. Non è stato facile. Bene, bene. Grazie, Eivor. Ecco qua. Fa attenzione. Questo filtro sembrerà gelare le tue labbra, eppure brucerà come un fuoco nel tuo ventre. Ed eccoci qui, diciamo, a Asgard, però qua c'è bisogno fare ora, vediamo un po' se la canapa ci aiuterà a capire cosa dobbiamo fare. Non c'è niente, strano. Forse deve essere loro, o devo andare a venta Jotunheim. Una porta qui è chiusa, quindi magari dobbiamo camminare per capire cosa dobbiamo fare ora. Qui c'è un fuoco magico. La mia idea trasporta, che bello. Ma dove? Non ci fa andare. Sa che però non mi dica da... Fatto così, senza missione, senza niente. Molto strano. Oddio, no. Qua sotto no. Troppo distante. Che idea trasporto è quello? Mi scusi, signor taxi, ma non mi porta. Mica, sapete che idea trasporto li conosce anche in Odyssey. Nel Destino Atlante. Però almeno lì sapevi dove andare perché si vedeva. Qui non... si può vedere, ma dai, è un po' più semplice. L'idea di dirci verso Asgard, magari camminando incontro qualcosa che col viaggio rapido penso che potremmo anche saltare qualcosa. Posso chiamare la mia renna? Bene, andiamo a Renuccia, andiamo a casa. Allora ragazzi, ho provato più volte a fare una missione per Asgard, sono anche uscito la prima volta rientrato, ma niente, non mi dà niente, mi direi di andare avanti con le nostre missioni terrene. Andiamo da... Togli questo, andiamo dalla nostra Radmir, accettare un'altra alleanza possibile, magari per andare a Jorvik a fare la missione di uccidere qui i nemici. Sono a 190, potrei anche farcela.
sono quasi 160, 30 livelli, ho fatto di peggio, quando ho fatto sono nel Wessex era 110 e era fatto 160. Quindi vorrei provarci. Poi con questa armatura è molto buona, resiste molto bene, quindi mi dà un po' più di sicurezza. E visto che non c'è altro da fare oltre a questa, perché altre missioni del villaggio non mi va. Vorrei vedere la mappa delle andiamo a fare questa alleanza. Ok. Se arrivo domani, ne ho due da fare qui, nello Snoqtimshire e nello Gromwichshire, che sono difficili, direi. E quindi mi concentrerò su questa, su Jorvik. Sono avanti. Parlami di Jorvik. Hitam ha individuato altri tre bersagli là. Se è così, sei fortunato. I nostri vecchi amici, Jor e Ljufvina, si sono sistemati a Jorvik. Godevano di grande prestigio in Norvegia e potrebbero avere informazioni sulla politica cittadina. Mi faciliterebbero il compito. Che pensi di fare? Partirò ora. Sai dirmi dove potrei trovare Jor e Ljufvina? Quando visiti una nuova città, è meglio fare domande al porto. Potresti avere informazioni sconosciute ai più. Bene, ci dice di andare al porto per informarci per 5.000 metri, ragazzi. Cioè, non sono tanti, però... Purtroppo abbiamo qui questo viaggio rapido qui nel nodo del Lincolnshire, che potrebbe esserci molto utile di fare questo e poi raggiungere Jorvik. Quindi ragazzi, non ci vediamo dopo. Di chi si annida in queste vie? I miei vecchi amici Jor e Ljufvina vivono qui. Ok, non da Jorvik, un bel... Non so se posso rifirlo bug, guarda che c'è una mucca lì messa da solo, ma... Ma lasciamo stare, va. Andiamo a sincronizzare, poi c'è i nostri cari amici e giù al molo, che è qualcosa. Ragazzi, eccoci, guardate qui a sincronizzare. Appunto per buttarci, non lo vedo bene. Non vedo mucchi di paglia. Un po' di qua. No, no, no. Che sta... Perché? Perché si è buttato? Vediamo. Veramente assurdo. Comunque, andiamo a trovare i nostri cari amici. Al modo di Jorvik, che ho letto un po' di... Diciamo, delle schede sulla città che trova a confine. Siamo vicino al Val di Adriano. Il muro che fu costruito a limitare i possedimenti romani. Infatti dopo quel muro, verso la Scozia, i romani si spinsero. Poi lasciano tutto e... Insomma, lasciano questo muro come, diciamo, come ricordo del loro lascito ai britanni. Una città che è descritta come viva, molto viva, centro... Perché devo stare attento. Comunque c'è importante... Vivono vicino a questo porto. Qualcuno saprà dirmi dove trovarli. Ok. Jor e Ljufvina vivono vicino a questo porto. Di nuovo, ok. Qualcuno saprà dirmi dove trovarli. Diciamo che anche un c'è importante che è appunto al c'è importante per l'Inghilterra del nord e per i commerci con dopo muro. Salute a te. Puoi aiutarmi a trovare dei miei conoscenti? Sto cercando Jor e Ljufvina. Jor? Lo conosco. Sei suo amico? Lo sono. Allora da me non avrai alcun aiuto, e tantomeno lo avrai dagli altri mercanti. Ora, se vuoi scusarmi. Rancoroso. Avrà subito un torto da Jor. Ok, insomma, questo tizio non vuole dirci niente. Insomma, non dirò niente a nessun altro. Meglio dire che non siamo amici, direi. Puoi aiutarmi, piccoletto? Sto cercando degli amici. I nomi Jor e Ljufvina ti dicono qualcosa? Quel nome lo conosco. È una donna. Viene dalla Biarnia. Sei sveglio. Parlava strano e allora gliel'ho chiesto. Forse non avrei dovuto. Secondo me devi parlare con il mastro di porto, Grigori. Prima l'ho visto con lei. Ti ringrazio. Bene, a me il bambino ha parlato, però... Niente che possa aiutarci. Non è subito altre cose.
salve tizio. Ecco, lì c'è qualcosa. Ci sono tanti soldati lì, quindi mi sa che si trovano lì i nostri cari amici. Così è intuito, eh? Io cosa devo fare? Che su... Ora vattene. Qui al porto è tutto in regola. Tu devi essere il mastro di porto. Da cosa l'hai capito? Tutti ti odiano. Come spiegavo al tuo amico, se ti hanno sequestrato la merce, prenditela con il consiglio. Questi mercanti non sono miei amici. Cerco altre persone, Yor e Liufvina. Conosci Yor e Liufvina? In che rapporti sei con loro? Ci conosciamo dai tempi della Norvegia. Ho abbandonato la mia patria, ma non gli amici. Sarai felice di sapere che se la passano bene a Jorvik. Non mi sorprende. Sono determinati, come me. Mi farebbe piacere rivederli. In una villa circondata da fiori, Yor e Liufvina vivono lì. Che ne dici di pagarmi per il disturbo? Che ne dici se ti mozzo la lingua? Come non detto... Una villa. Yor e Liufvina devono aver fatto fortuna. Diciamo che il nostro caro Eivor sa come trattare con questi ribacci. Comunque, io trovo lì in quella villa. Ah, c'è anche un punto di sequestrazione. Questa è quella torre, ma noi adesso andiamo alla villa tra i nostri cari amici. Come dicevo prima. Ultimamente è pieno di borseggiatori. Grazie. La festa di Giove. Il simbolo giallo rosso, sì, cioè non tutta Ambria. Che si trova anche nelle popolazioni, nei vari giochi di tattici che si rifanno a questo periodo. E senza una spiegazione. Le regole sono regole, ma ci dicano almeno il perché. Ok, ovviamente siamo molto malcontenti. La casa è questa. E noi abbiamo trovato la casa, infatti. La casa è stata saccheggiata. Questo corpo non è né Yor né Liufvina. Pergamene sparse. Il ladro stava cercando qualcosa. C'è stata una lotta qui, che poi è proseguita all'esterno. Sangue, ma niente corpi. Dove sono andati? Questo è uno dei ladri. La traccia prosegue. Fatti vedere, ora! Sono io, Liufvina! Eivor! Eivor, cosa? Chi ti manda? Sei con loro? Calmati, Liufvina! Sei sconvolta, mi conosci, sono un amico! Davvero? Spunti fuori così, proprio ora? Quelli volevano uccidermi! Possiamo parlarne più tardi, non è sicuro qui. Mi dispiace, Eivor. Non intendevo dubitare di te. Sono stati giorni difficili. Chi erano quelli? Perché ce l'avevano con te? Cercavano questa. Non so cosa sia, ma erano disposti a uccidermi per averla. Un povero soldato di Cristo. Lo conosci? Ho già visto una lettera simile a Lunden. Questa città è in grave pericolo. Dov'è Yor? Alla casa del re. Ti ci porterò. Nasconditi sotto il cappuccio. Non siamo ancora al sicuro. Se mi vedono, sarà un problema. Beh, allora la lettera ci porterà agli antichi, questa città. E scopriamo che i nostri amici... Sta giù. Possiamo passare. Sono stati attaccati. Non ci porterà lei. Intanto... c'è soldati, spero che non mi attacchino.
Dovremmo essere al sicuro. Per gli dèi, Eivor, sei arrivato al momento giusto. È stato il fato. Speravo che le nostre strade si incrociassero di nuovo, ma immaginavo un incontro più calmo. Siamo sfuggiti a un problema per vederne sorgere un altro. Mentre Re Rixige è preoccupato per le sue finanze, un gruppo chiamato la Mano Rossa sta prendendo potere. Erano loro gli assalitori? Sì e no. Quelli sono banditi, ma qualcuno li sta controllando. Ti basterà leggere i nomi su quella lettera. Ucciderli è il motivo che mi porta qui. Ma sono in codice. Potrebbe essere chiunque. La melma nelle strade spesso nasce dallo scolo dei palazzi. Quando hai dubbi, indaga su chi è al potere. Intendi il consiglio? Yorn fa parte. Questo ci tornerà utile. Avremo un uomo fidato che indagherà per noi. Sì, esatto. Ci siamo quasi. Ecco Yor! È un piacere vederti, vecchio amico. Tutti sono i benvenuti qui a Yorvik. È bello sapere che state bene, Yor. Tutti e due. Cosa ti porta qui? Immagino tu non sia venuto per la festa di Yule. Sono qui per avvertirti, guerriero. Una piaga infetta la città. Tre personaggi, corrotti e letali. Dobbiamo lavorare insieme per stanarli e ucciderli, prima che salgano al potere. Se posso aiutarti, lo farò. Andateci piano. Ehi, non possiamo scorrazzare per la città, infilzando e trapassando la gente a piacimento. Volevano uccidermi, Yor. Cosa? Hanno incaricato la Mano Rossa di ucciderla e inonderanno le strade di sangue pur di non farsi scoprire. Ma hanno fallito. Questa è la lettera che abbiamo ricevuto. Lago, la fiamma, lo scrigno. Fanno parte di un gruppo chiamato l'Ordine degli Antichi. Questi sono i loro soprannomi. Ascoltalo, Yor. Lui li ha già affrontati in passato. La corruzione ha già intaccato Yorvik. Ma Re Rixige è molto occupato. E di conseguenza lo sono anch'io. Non sarà in grado di darci alcun consiglio, purtroppo. Non voglio i suoi consigli. Tutto ciò che vi ho detto rimane tra noi. Ma dovresti presentarmi al re. Dovrò essere in accordo con lui per essere libero di agire. I Pitti stanno vincendo la guerra. Dobbiamo impegnare tutto l'argento possibile per sfamare i nostri soldati. Capisco, caro Faramid. Ma abbiamo dei doveri anche verso i cittadini. La festa di Yule deve proseguire. Basta. Mi state facendo venire un gran mal di testa. Yor, non mi ero reso conto che avessimo compagnia. E non approvo affatto. Re Rixige. Sono Eivor, del clan del Corvo. Bene, Eivor del clan del Corvo. Come puoi vedere, sono molto impegnato. Yor, forse per un errore di valutazione, ha creduto che tu dovessi interrompermi. Perché? Hai un problema, Yorvik. Sì, lo sto guardando. Un problema che ha quasi ucciso una mia amica. Liufvina è stata assalita dalla Mano Rossa. Hanno saccheggiato e devastato la sua casa e l'hanno inseguita per le strade. Ah, ancora quei farabutti! È sopravvissuta. Ma la Mano Rossa è ormai diventata un grosso problema. E a te perché interessa tanto? Sei una specie di mercenario errante? No, è il Drangr di Jarl Sigurd. Si è insediato nel vecchio campo sul Nin, da quanto ne so. Io sono Faravid, capoguerra di Halfdan Ragnarsson. Il pasciuto spendaccione qui è Audun, il sovrintendente. Ho già visto gruppi ribelli come questi. Attendono pazienti. E non appena abbassi la guardia spuntano come erbacce. Se li lascerete fare, vi porteranno via l'intera Yorvik. Non è certo ciò che volete, né voi né Halfdan. Oh cielo! Che cosa vuoi? Ditemi ciò che sapete della Mano Rossa e io li spazzerò via dalla città. E voi tornerete ai vostri affari. Hanno messo le mani sulle ricchezze di molti cittadini. Hanno preso di mira nobili, mercanti e chiunque potessero derubare. E stanno diventando più forti, come dici tu. Ma preferirei che ce ne occupassimo dopo la festa di Yule. Non è qualcosa che possiamo ignorare. Se non abbiamo i mezzi per occuparci della Mano Rossa, può pensarci Eivor. Fa ciò che devi, ma con discrezione. Non voglio creare panico. Yor, trova i fondi per fornire provviste e birra agli uomini di Faravid. Il resto dovrà bastare per la festa. Ma è come ho detto, noi non... Trovali. È un ordine.
Dovrei trovare altro argento. E dove? Nel covo di un drago? Vieni, torniamo da Liufrina. Lei saprà da dove iniziare. Non so dire se sia andata proprio come speravo. È andata meglio del previsto. Rixige non mi ostacolerà. E tutti concordano. La mano rossa va eliminata. Non farne parola con anima viva. Non possiamo fidarci di nessuno in fuori di noi. Mi scuserai per essermene andata. Le gare a chi ce l'ha più lungo mi stancano. Amore mio, mi dispiace per quanto è successo. Avrei dovuto esserci. No, tu hai tutti i tuoi incarichi. E poi un pugno di banditi non è mai stato un grosso problema. Per fortuna non ti hanno ferita. Eivor, se mi cerchi, sono qui intorno. Quando afferri la coda, non molli la presa. Le vecchie abitudini non muoiono. Yor è diverso. Si è placato. La politica. Può cambiare persino un norreno. Sono felice per lui. E anche per te. Vi siete fatti una certa posizione qui. Forse. Che cos'hai lì? Testi cristiani, i Vangeli, l'Ecclesiaste, l'Apocalisse di Giovanni. La mano rossa li ruba in quantità. Questa città sarà anche nostra ora. Ma i cristiani hanno il diritto di pregare chi vogliono. Ma la mano rossa non è d'accordo. C'è di più. Audun teme che ora il loro obiettivo sia l'archivio. Tra questo e tutta l'agitazione al porto, direi che abbiamo qualche pista. Cosa se ne fa la mano rossa di testi cristiani? È una bella domanda. Comunque sia, saranno disposti a tutto pur di recuperarli. Sono arrivati a bruciare chi si è rifiutato di consegnare quello che volevano. Qual è la più grande raccolta dei libri della città? È l'archivio, ma non sono stati ancora così audaci da assaltarlo. Audun lo tiene sotto controllo. Proverò a cercare la... Al mio arrivo sono passato per il porto. Il mastro sembrava sospettoso quando ho chiesto di voi. Non mi sorprende. Usa la mancanza di fondi di Jorvik come scusa per aumentare le tasse. Come fosse un ordine del consiglio. Yor non farebbe mai un torto del genere, neanche su ordine di Rixige. Il mastro è un ladro e un bugiardo. Avrebbe bisogno di una lezione. Tornerò al porto a dare un'occhiata. Prova al deposito merci. È dove trattiene i beni dei mercanti. Ci andrò quanto prima. No, tu mi servi qui. Ascolta cosa si dice in queste sale. Presta attenzione a qualunque comportamento sospetto. Mangerei il cuore di un cavallo pur di venire con te. Lo so, amica mia. È proprio perché mi fido che mi servi qui. Tornerò quando avrò trovato qualcosa. Beh, ragazzi, siamo qui a Yorvik, che è una città davvero messa molto male. Abbiamo tre piste, tre nuovi nomi per il nostro... diciamo, la nostra lista. Ossia, chi sono? Aspetta, lago... Perché non me li dà? L'incudine, forse non sono questi. Ah, eccoli qui. Lo scrigno, lago e la fiamma. Tutti sono a Yorvik, c'è anche la pergamena che però non so se fosse stata fuori città. E poi c'è l'ultimo capo del Gran Maestro. E tu, questi qui non mi ricorda molto il re. Comunque, sappiamo cosa fare, abbiamo due piste, ossia l'archivio dei testi sacri, quello che gli antichi stanno cercando di rubare forse per creare problemi fra i norreni e i cristiani, e poi anche comunque il tizio un po' sospetto che mette tasse senza che nessuno gli permesso. Comunque ragazzi, con questo concludo questo episodio, invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei nuovi video che usciranno. E vi ricordo anche su Twitch, fare live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere di più sul mio lavoro. E tra questo ragazzi, al prossimo episodio, da Prossimi Terri, passa e chiudo.